sognata anche stavolta. Sono pieno di vita, poggio i miei piedi giù dal letto. Sul pavimento freddo è già la fredda notte. Io prenderò la mia macchina e ti raggiungerò anche in capo alla mia mamma. Non ho soldi, non ho benzina, faccio una cosa, va? Con questa superpotenza potrei non dormire neanche un po', spostare montagne, ma poi riflettendoci forse un po' è meglio che ti sogno e poi stanno bene lì dove sono. Più dolce bijou che invadi i miei sogni, vetrine più ma ne mamma, guarda qui a Guitar Hero, va? Marcello Graduato, ben rivisto con la band dal vivo, benvenuti, benvenuti, bentornati a Provaci, bentornato a te. Grazie. Che ci ha fatto compagnia in tanti momenti particolari. Questa volta ripartiamo con la sesta edizione dal Teatro Polifunzionale di Pineto, è una sede nuova, ampia, comoda,
tant'è che Marcello, che abbiamo conosciuto come ospite, poi l'abbiamo avuto con noi anche durante il Rete 8, aspetta che vengo vicina, Rete 8 Tour Village, mi sento un po' più centrale così, se no ti guardo da distante non mi piace molto, un po' troppo lontano, siamo amici, siamo vicini, ci piace stare così. Il pubblico sarà vicinissimo in questa edizione perché, dicevo, anche durante il Tour Village ci siamo divertiti con alcune delle tue canzoni, abbiamo voluto aprire con questa botta di vita, pieno di vita per l'appunto, ma il gruppo non era mai potuto intervenire per un motivo o per un altro, impegni, spazio, adesso cioè. Sì, adesso pare anche troppo, non siamo abituati a tutto questo. Vi trattiamo bene, bene, perché in realtà tutti i nostri concorrenti avranno l'intero palco a disposizione. Questa sera abbiamo fatto allargare il nostro gruppo ospite, ma la presenza del gruppo sarà uno degli elementi costanti durante questa sesta edizione, quindi avremo diversi gruppi che verranno a trovarci, qualcuno che ha all'interno ex concorrenti o finalisti vincitori che poi hanno avuto una fase musicale evolutiva, e questa cosa ci piace molto, e verranno a raccontarci del loro nuovo percorso, e altre volte saranno gruppi che semplicemente vogliono condividere con noi questo palco. Grazie ovviamente alla città di Pineto per averci dato spazio, abbiamo iniziato qui un percorso in realtà condividendolo con Gradinata, e ringrazio Lorenzo Valeriani che questa sera si è messo in relax elegantissimo ovviamente. E naturalmente buonasera a tutti, buonasera a te, e non potevo fare altro che indossare il mio abito migliore, non solo perché è la data zero di questa questo meraviglioso format che è Provaci, ma poi perché lo meriti, lo devo dire sinceramente. Grazie, quindi appena ho potuto l'ho indossato per te. Allora te lo faremo reindossare più volte, perché Provaci questa sera ha un numero zero, stiamo sperimentando, siamo tra amici, concorrenti, qualcuno è abbastanza emozionato o magari finché non è partita la musica non si sono ancora resi conto di quello che davvero sta per accadere. Poi quando saliranno in scena è un po' diverso che stare in uno studio televisivo, lì sì, ci sono tante telecamere e le vedi molto vicine, qui sembrano più distanti, in realtà sono altrettanto presenti, ma vi aiuteranno a esprimervi ancora meglio, perché il palcoscenico ha un carisma tutto particolare, riesce a trasmetterlo a chi è sopra, ti investe di responsabilità letteralmente, o sbaglio? Sono pienamente d'accordo, crea sicuramente un impatto diverso a livello proprio di contatto con il pubblico, a livello di contatto col microfono, contatto con il pubblico. Dunque, stasera in platea, poi ti faccio ancora suonare, cantare, vi faccio divertire, sì, perché c'è una novità bellissima che vogliamo condividere. Qui in platea questa sera ci sono, tra i tanti amici e ospiti che sono venuti a trovarci, Marcello, già giurati, musicisti, ospiti, qualcuno si esibirà questa sera, qualcuno ci racconterà di percorsi che a breve si avvieranno nuovamente, ma una delle presenze a cui io tengo particolarmente, e non mi vergogno di dirla, è quella di Daniele Valentini, che è un caricaturista per noi, il nostro caricaturista di fiducia. Un applauso lo merita tutto, perché chi è stato con noi già conosce il suo talento. Lui in realtà è un artista a tutto tondo, riesce a esprimersi attraverso la musica, il canto, infatti è impegnato in questi giorni anche con delle tournée insieme a un gruppo vocale. È un autore, un narratore, ma con la caricatura si diverte in modo particolare. Lorenzo, tu hai visto qualcuno dei suoi lavori? Eh sì, tra l'altro io devo chiedere un regalo a fine serata, no? Tanto con i capelli risparmia tempo, quindi se mi concede una caricatura io la prendo volentieri. Bentornato a Provaci. Diverse edizioni ormai, Daniele, che sei con noi, quindi grazie per aver accettato nuovamente di accompagnare i concorrenti e noi in questo percorso, perché tutti i concorrenti saranno immortalati durante la fase di prova, il soundcheck e altro. Lui vi studia, vi osserva, traccia le prime linee e poi durante la vostra esibizione completa il lavoro con quelle che sono magari apparentemente per voi cose insignificanti, ma per lui rappresentano poi la chiave di volta della caricatura, giusto? Sì, ormai è diventata una droga, perché vengo da così tanti anni che ormai non puoi fare a meno di esatto. Noi. E c'è un vantaggio quest'anno, perché io solitamente li vedevo sempre di lato, è vero, i caricaturizzati, e quindi avevo sempre delle difficoltà particolari, perché ero sempre un po'. Sì. In questa circostanza invece ce la avrò affrontare, quindi potrò lavorare molto molto meglio. Perfetto, quindi se tu vuoi lasciamo la tua postazione sempre davanti al palcoscenico, non ti relegheremo dove sarà poi la giuria qui di lato al palco, così potrai lavorare in maniera più completa. Benissimo. Andata, accordi fatti al volo, non c'è problema, perfetto. Okay. Grazie a Daniele Valentini, grazie a Lorenzo, poi grazie, avrai la tua caricatura tranquilla, anche tu se vuoi ne hai. Ormai l'ha promesso in diretta. Lui l'ha avuta una. No, io non l'ho avuta, l'ho chiesta l'anno scorso, però non c'era tempo. Se magari una caricaturina
Forse per la questione dei capelli, no? Ok, dovremmo prendere sì, i numeretti, dovremmo sì. prendere. L'ha visto con i capelli sciolti? No, se me li sciolgo, sono fermo. Però un bel ragazzo. Scusatemi. Quando va al vento, non volevo dire niente contro il bel ragazzo, per carità, poi mi è scappato da ridere, perdonami. Andiamo oltre okay. velocemente. No, Jessica, tu lo sai, gli voglio bene, la fidanzata, bel fiol, però non ce lo vedo mettersi in posa in maniera plastica, un po' così. Devi prenderlo mentre suona, mentre salta. Poi vedremo anche un video di Marcello a proposito di novità. E prima di andare a salutare tutti gli altri, tu hai un video in uscita sì. che già sul web sì, si è fatto conoscere. Una settimana circa, però sta andando molto bene. E si intitola Su, due lettere proprio semplici da ricordare che da digitare. E questo video è molto simpatico, ironico, come tutti gli altri video che ho fatto, un po' come la mia impronta, perché sono sempre un ragazzo che cerca di vedere il positivo, oppure comunque una risata su tutto, diciamo. E come oggi mi è successo un caccia verde. È successa una cosa poco piacevole, ma lui ne rideva. Sì, spirito positivo, sì, va bene così. Comunque, va bene sempre. Siamo contenti lo stesso. Okay. Quindi niente, volevo raccontare un po' le problematiche del sociale che abbiamo noi giovani, quindi tra il lavoro che non si trova, comunque circuiti non proprio puliti, chiamiamoli così, che remano contro anche di noi. E niente, ma noi il messaggio è semplicemente arriviamo dove dobbiamo arrivare, quindi bassiamo la testa e se ci credi vai avanti. Sì, andiamo avanti. Questo è. Il brano lo possiamo ascoltare e intanto sì. ci autorizzi a mandare in onda qualcosa del video? Assolutamente. Perfetto. Il brano ascoltato con attenzione, poi chi vuole rivederlo con calma lo può cercare sul web, semplicemente su, c'è la pagina di Marcello Graduato. Sì, su Facebook. Ovviamente i social li ha già invasi tempo fa e scoprirete sì. che ci sono tanti titoli di sue canzoni che sono state incluse in Hitmania in diverse edizioni, in diversi momenti negli ultimi anni, che hanno titoli molto profondi, seriosi e attenti. Pieno di vita già racconta, tipo Mamma che caldo. Ma che caldo passano anche i cammelli. Ecco, altri titoli tutto, che abbiamo... Tutto un programma su questa sì. canzone. Ma anche quest'estate ce ne hai regalate diverse durante il tour. Sì, abbiamo poi ci stava Questa è la verità, una canzone che ho dedicato alla mia Uno Turbo Fire, perché gli voglio troppo bene alla mia macchinetta, quindi l'ho cambiata, però è sempre lì. Amori profondi. Amore profondo, perché la macchina è un pezzo di cuore, quella che funziona naturalmente, quella funzionava okay. bene. Invece ho una Skoda Fabia che dà problemi di continuo. L'amore ha strane forme a volte. Esatto. Comunque. E poi niente, per tutti quelli che è invece un'altra canzone sempre un po'... Riflessiva? Eh sì, riflessiva. Cerco sempre di mantenere queste tematiche riflessive però ironiche. Invece questa canzone è riflessiva e niente, non è ironia. E basta, senza ironia. Senza allora, ironia. Tu sei pronta a regalarci Su? Sì. Voi siete pronti? Tutti su? Sì, sì. Io mi sposto, vado là. Marcello Graduato in Su. Voglio salire di più, anche se di questo io non avrò mai il controllo, e salire un po' più su, come un aeroplano e sfiorerò le nuvole. Ho quasi 30 anni e mi ritrovo come mio nipote che ne ha solo 7 sì. Voi pretendete che cresciamo e maturiamo, ma non
voglio salire di più, perché sono certo che di sopra si sta meglio e voglio andare più su, provando e riprovando e sbagliando tutto quanto. Voglio salire di più per essere certo che non mi sto perdendo niente e voglio andare più su. Sì, si somiglia. Come prova ti è piaciuta? Ah, una cosa volevo farla notare. Questa sera qui è tutto live, tutto, cori, strumenti, voce solista, qualsiasi cosa, scricchioli del palco, tutto. E bello, ci piace così. Live, è il bello del live, non è sempre facile realizzarlo, non sempre riusciamo a trovare una squadra che accetta il rischio, questa volta sì. Grazie ragazzi per la pazienza, la parte tecnica spettacolare, e grazie anche a quelli che da casa ci seguono e apprezzano queste cose, perché ci scrivono sia sulla pagina Facebook di Provaci, sia sull'indirizzo ufficiale provaci@rete8.it, chiedendo, al di là del provino o meno, gara contro gara, tra un attimo ne parleremo, chiedendo anche se si può vedere una cosa, un artista, un ospite, un genere. Noi vi accontentiamo, quindi scriveteci, chiedete, forse riusciremo anche ad esaudirvi. Tu qualche desiderio ce l'hai? Beh, oddio, sì, desideri, diciamo, essere sempre felice. Hai detto niente. Non so se è possibile, per ora lo sono, non so perché la mia vita mi piace così, quindi sono contento di questo. Altri desideri? Io ho un altro desiderio. Quale? Voglio conoscere i nomi della band. Oh, fantastico, bravissimo. Che bello, questa è la cosa più bella. Allora, Valerio Valeri, il chitarrista, un applauso facciamolo, dai. Lui ormai mi accompagna da 3 anni e non demorde, resiste. Ce la fa. È tosta, grande Valerio. Ce la fa. Mi sopporta. Io dico mi supporta e lui dice ti sopporto. Comunque, ha ragione. Vabbè, ha ragione anche in questo. Vai. Alle mie spalle c'è Alfredo Verdone, grandissimo batterista, e anche lui è un grande amico, ho suonato insieme a lui per diversi anni in tante situazioni e ha abbracciato il progetto, gli è piaciuto veramente tanto, io sono ancora più contento di lui di questo. Benissimo. Grazie Alfredo. Il grandissimo Jack, Giacomo Scarselli, detto Jack. Nome d'arte. Sì, anche in questo ottimo acquisto, io non ti ringrazio, insomma, di esserti unito a noi. E non potevo chiedere di meglio. E infine, non per, come si dice, ultimo ma non per but not least, giusto? Abbiamo madrelingua inglese, mi fido. Mi fido, ok. Mario Damario, un grandissimo pianista, e io l'ho conosciuto in realtà come fisarmonicista, e magari ascoltatelo se vi capita di andare anche sulla sua pagina Facebook, e la fisarmonica è veramente incredibile. Poi l'ho scoperto che suona anche il piano, vabbè, per caso. Così. E contattandolo ho scoperto anche che aveva piacere pure a partecipare al mio progetto, quindi vabbè. Se vedrete il video con attenzione capirete perché hanno piacere a partecipare al suo progetto o ai suoi progetti, ci si diverte. Ci si diverte, vabbè, sostanzialmente perché sono un po', come si dice, matto, cioè un po'... No, quel giusto tocco di bizzarria. Sì, no, che aiuta. In senso buono. Tra l'altro anche il video di Piano di Vita è stato realizzato da un regista conosciuto, sì, apprezzato ormai davvero, non dico in tutto il mondo, ma manca poco, sì, sì, a coprire, sì, il globo terracqueo, Ivan, sì, D'Antonio, abruzzesissimo. Ciao, che Ivan. Firma delle cose spettacolari e lui lo sa, fa di sì Maurizio Di Marco con la testa, quindi sì, sì, sì. Chicche su chicche. Intanto grazie, vi lascio andare a rilassarvi un momento. Ah, l'ultima cosa che ci manca, dimmi, da dire, quel brano che avete ascoltato è l'estratto, bravo, del nuovo disco, Sporcami la pelle, me lo sono tatuato, guarda. Si vede. Me lo sono tatuato, perché io sono contrario ai tatuaggi in realtà, sì, però sai come si dice, questo è come un figlio, no? Una volta hai partorito un disco, quello è tuo, non te lo tocca nessuno. Allora non rischi poi di dire no, lo voglio cancellare, allora... Non puoi cancellarlo, anche se fai col laser si vede la cicatrice, quindi te lo tieni sempre con te. Ma perché dovrei cancellarlo? Bravo, figlio, bella domanda. Partorito, voglio dire, è tuo. Su questo sono d'accordo, allora. Mi piace. Ci piace. Intanto ci piace. Grazie a Marcello Graduato, a grazie alla sua band. Tornerete tra poco con noi. Io intanto evito di inciampare con i cavi, mi sposto da questa parte. Lorenzo, tu come te la cavi con strumenti musicali?
Guarda, male, ricordo che da ragazzo suonavo la batteria allo stadio, ma questo non credo... Ah, ecco, c'è il tamburo... non credo possa essere annoverato come strumento musicale, soprattutto per Provaci, però, insomma... Mai dire mai. Quest'anno poi c'è la nuova rubrica di Provaci, no? Quindi chissà. Sì, sì, tra chissà, poco ne parleremo. Intanto volevo completare i saluti mentre trasformiamo il palco. Ormai gli amici lo sanno che noi siamo duttili e mobili in tanti modi. Dopo aver salutato nuovamente Daniele Valentini, che ringrazio ulteriormente, mi fa piacere vedere al suo fianco Manuela Iervese, che torna a trovarci, una bionda statuaria, pianista, musicista, docente. Io le passo il microfono così. Ok. Grazie Manuela per essere tornata a trovarci, so che gli impegni di lavoro ci sono, grazie al cielo, sempre numerosi, però ce la farai a stare con noi qualche volta? Spero proprio di sì, perché la vostra squadra è meravigliosa, per me è un onore far parte ancora quest'anno, ancora una volta, della squadra di Provaci in qualità di membro della giuria. Per me è veramente un piacere, un onore. Grazie, grazie, a te. Ma grazie, grazie, grazie tante, tante, tante. Grazie. Poi racconteremo anche qualcosa di quello che abbiamo combinato in passato, quello che succede dietro le quinte o durante gli stacchi, quando la telecamera è spenta, perché ci si diverte ancora di più. Grazie di cuore. Al tuo fianco c'è un ospite con cui parleremo anche più tardi, ma intanto la voglio salutare subito. Federica Di Rocco, una giovane soprano. Buonasera a tutti. Di Pineto, tra l'altro, la città che ci ospita. Quindi ci siamo conosciute virtualmente qualche tempo fa e fisicamente questa sera, perché lei ha un progetto bello e particolare, un concerto sì, che ci sarà tra qualche giorno. Il 7 dicembre in questa sala polifunzionale ci sarà un concerto molto interessante. E più tardi per Pineto, racconteremo, sì, racconteremo le modalità, il repertorio e anche i protagonisti, perché non sarai da sola. Non sarò da sola. E qui abbiamo un ospite che sarà presente il 7 insieme dicembre a te. Insieme a me. Guarda caso, e di famiglia. Alex Di Rocco. Un ospite casuale, insomma. Sì, molto casuale. Tra l'altro, il nome a qualcuno comincia a suonare familiare, perché Alex è un sassofonista conosciuto, apprezzato, anche se molto... Io lo ricordo bambino, prima ragazzino. Prima di tutto sono il fratello. Quindi... Fratello di Federica, ma siete entrambi figli di Massimo Di Rocco, quindi figli d'arte. Massimo Di Rocco, uno dei più conosciuti e apprezzati batteristi e percussionisti italiani, docente di conservatorio, ma suona con chiunque, ha suonato con grandi artisti e ha inciso veramente in tutto il mondo. Quindi siete l'orgoglio anche di papà, diciamolo, che stasera è al lavoro, fuori, non può venire con noi, ma il talento non è scontato come trasmissione genetica. Voi avete continuato a coltivare la passione di Massimo Di Rocco, ma con articolazioni caratteriali molto diverse, la musica lirica e il sassofono, che ha tantissime altre sfumature. Tra poco ci farei ascoltare anche qualcosa, vero Ale? Un piacere. Ci contiamo allora. Ne riparliamo tra poco, intanto volevo salutare un amico che è tornato a trovarci questa sera. Buonasera a tutti, salve. Noi non ci vediamo da quest'estate, Maurizio Di Marco. Voglio precisare che non sono il cugino, perché la sorella, no, il fratello, ma magari è parente, no. No, no, loro sono pinetesi, tu sei di Lanciano. Lanciano, diciamo, ok. Città bellissima anche quella. Tra l'altro, voglio dire, approfitto per dire questa cosa, che sono 3 giorni che non bevo olio di palma. Allora, non c'entra nulla, però diciamolo, perché... Okay. C'è il tormentone. C'è il tormentone. Per chi non lo conoscesse bene, Maurizio Di Marco. Faccio è... il fotomodello, grazie. Io l'ho detto, che l'avrei annunciato, che c'è anche una sfilata prevista stasera. Lui ha la capacità, in poche parole, di attirare l'attenzione su di sé, ma sia sul palco che per iscritto, su Facebook, per esempio, tu forse l'hai letto qualcosa che lo riguarda. Lui con 2 o 3 frasi ti stende, perché al di là degli appelli che fa alle sue numerose fan, anzi le fans, che non si dovrebbe dire, ma diciamo così, che lo tartassano, non lo lasciano lavorare nuovi pezzi, al di là del fatto che gli impegni di fotomodello lo tengono impegnato, perché deve fare una serie di set per un'azienda di, ricordami? Ventricina, diciamo, rappresento il marchio Abruzzo, il maschio abruzzese. Tra l'altro quest'anno sono candidato al Festival Mondiale Ragazzi Curvi, però da buon abruzzese ho esagerato, più che curvi ho fatto una rotatoria, infatti... 100 kg di abbondanza, appunto, per rispettare la tradizione abruzzese. Dio ti benedica, va bene così. Però lui ci tiene a rimarcare che, visto il trend, lui non usa olio di palma. No, assolutamente olio di palma free.
Free, tutto free. No, 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 mangio, cioè è una settimana che sto a dieta proprio perché non si sa che si può mangiare, quindi ho detto mangio niente e sta a posto. Funziona? Saluto gli amici a casa che in questo momento, soprattutto le mie fan che stanno baciando il televisore al plasma, ringrazio le ragazze. Sensoriale. Se qualcuno resta incinta non è colpa mia, perché succede alle ragazze che mi osservano. Tu non sei come Otelma? No, assolutamente no. Ah, okay. No, 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 assolutamente. Siamo tranquille? No, 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 no. Vabbè. Potete fare l'amore con me, non ho malattie, specifichiamolo anche. No, questi appelli. Scherzo, no, per carità. Li facciamo poi dal palco perché dobbiamo organizzarci. Certo. Ci devi raccontare un po' dei fatti tuoi, perché quest'estate sono successe cose belle, ma non solo quest'estate. Cervo. Okay. Cervo dopo, magari. Okay, prima certo. Racconto tante cose. Va benissimo. Okay. Passo lui che non è parente, specifico. No, 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 lui è per metà canadese. No. Di metà pescarese, ha vissuto a Londra, cioè non... Okay. Io ho una tenda canadese, non si sa mai siamo parenti, però ti passo. No, Giacomo, cioè, Serafini. Non canadese, no, però, scherzo. Ben rivisto, ovviamente lui è stato con noi una stagione intera nel 2011, prima di... 2010? Era l'estate 2011. E quando abbiamo registrato in esterna da uno stabilimento sulla spiaggia, quindi provaci sul mare, era fantastico. E c'era lo sciabordio delle onde, i gabbiani molto lontani per fortuna e noi sotto una tettoia a registrare con un po' di caldo. Quasi sempre tempo brutto però. Sì, però eravamo al coperto, sì, quindi sentiamo coperto, tuoni, fulmini, ma noi al riparo. Mare in tempesta. E lui si è divertito molto in quell'edizione, siamo rimasti in contatto, abbiamo scoperto tanti giovani artisti interessanti e quest'anno è tornato in Italia per un po' di tempo e ogni tanto ci verrà a trovare. Assolutamente, tra l'altro due di quei ragazzi di quell'edizione di Provoci, un batterista e un chitarrista, in questo momento suonano con la mia band. Ah ecco, quindi hai fatto acquisti? Sì, sì, infatti ho fatto scouting, ma per caso in realtà, perché poi io questo gruppo, questa band l'ho rimessa su nel momento in cui sono tornato in Italia e loro appunto, poi ovviamente io non me li ricordavo perché... ho una fisionomia pari allo zero, non sono per niente fisionomista. Un po' distratto. E loro mi dicevano, no, ma guarda che noi abbiamo fatto la selezione, ti ricordi con Provoci, cantavamo con questa tribute band di Irene Grandi, non so se te la ricordi. Come no, sì, certo. E allora, sì, quindi da lì è nata questa cosa, adesso stanno suonando con me, sono molto bravi l'altro. Quindi Provoci, vedi, è una cucina di talenti. E ne sono successe di cose, ne succederanno ancora, perché poi gli anelli si sono concatenati durante gli anni in modi molto, a volte insoliti, diversi tra loro, per cui mi aspetto altre cose interessanti. Fantastico. Intanto, grazie per essere... Grazie a te, quando magari ci sono mi farà piacere. Volentieri, approfittiamo di quell'edizione perché durante la finale del 2011 tu presentasti il tuo video quell'anno. Sì, assolutamente, ricordo. Cascando sul palco, eravamo in diretta. Ti ricordi? Succede di tutto, sì, però sì, poi sì. A casa non se ne sono accorti. Siamo Vero riusciti male, abbiamo tagliato. Se abbiamo pulito tutto quanto non c'è problema. Grazie Giacomo. Grazie a te Maria. E grazie a tutti quelli che ci hanno creduto finora. Io a questo punto vorrei seminare il terrore, no scherzo, dietro le tue spalle, perché ci sono alcuni dei concorrenti, non tutti quelli di questa edizione, qualcuno per motivi di studio, lavoro, famiglia, qualcuno anche per motivi di salute come Anna Rosa Solinas, nostra compagna giurata in questa edizione, per un problemino non ha potuto raggiungerci, però ti vogliamo bene lo stesso, ci raggiungerai prestissimo, anzi buona guarigione a te. E quest'anno abbiamo ristretto un po' le fila per molte ragioni, la sede nuova, le distanze modificate che per un abruzzese, poi ci fa il pezzo Maurizio, lo so che ce lo farà, sembrano sciocchezze ma non lo sono. Cambiare l'abitudine a volte è dura. Noi abbiamo rischiato alcune cose in questa edizione, Lorenzo lo sa, abbiamo mosso diversamente alcuni elementi, ma siamo molto fiduciosi perché le cose stanno prendendo forma esattamente come noi immaginavamo, piano piano, un passo dopo l'altro. Questa sera mi fa piacere salutare, ci guarda da casa, Smeraldo Ferri Franchini, che è un prestigiatore, era con noi anche nella scorsa edizione, e anche a casa, appena tornata dalla Calabria, lei è calabrese, della provincia di Crotone, Luisa Berardi, una cantante, un saluto anche a te cara, sarai con noi prossimamente, così come Maria Carinta Naccarella, una attrice e autrice dei suoi monologhi, Valeria Vaccaro, che è una brava cantante, Nicola D'Alba, ballerino in coppia con Anastasia De Gregorio, che qui c'è questa sera, quindi su il cuore, cara Anastasia, ben rivista. Passiamo del microfono un momento per cortesia, perché io vorrei
visto che la sede è diversa, non c'è lo studio strettino, piccolino, qui c'è il palco e ora voi siete in platea, quindi vi rendete conto di come vi vedrà la gente? Cominciate forse a rendervi conto ora? Sì. Tu hai scelto di partecipare per la seconda edizione, sì, come mai? Perché prima di tutto l'ambiente è stato, ho trovato un ambiente fantastico l'anno scorso, quindi non potevo fare altrimenti, io credo. Ho conosciuto anche persone fantastiche e quindi niente, ho voluto riprovarci. E tra poco scopriremo che non hai accettato di partecipare solo in coppia con Nicola D'Alba, che esatto, è il tuo partner per la danza, ma ci sono altri sviluppi. Sì. Intanto grazie cara, poi tra un attimo ne parleremo, perché insieme a voi ci saranno in gara anche Giacinto Ceroni, un cantante, lui viene da Monteprandone, quindi dalle Marche, e abbiamo un trio di giovanissime danzatrici, Les Estrellas, lì dietro, eccole, bellissime. Un po' timide, già cominciano a litigare col microfono, non fa niente. È normale ragazze, poi prima della gara dovete decidere chi parlerà. Stasera credo la più grande, Lorenzo, se non ho capito male. Alla maggiore, ok. Alziamoci così ci facciamo anche riconoscere, possono vedervi da casa. Voi, il vostro maestro Gianni Barzotti, che salutiamo e ringraziamo. Avete scelto di partecipare in trio. Siete pronte per mettervi in gara? Sì, sì. Prontissime? Sì. Che effetto fa vedere un palco che sarà tutto per voi, poi qui sarà tutto pieno quando inaugureremo la gara? È un bel effetto, perché comunque è abbastanza ampio, ci si entra. Ecco, loro da brave tecniche della danza pensano alle proporzioni, le diagonali, lo spazio per giro, lancio, salto, giustamente. Sarete sempre in trio ovviamente. Sentiamo i nomi di tutte e tre e da dove venite? Io mi chiamo Gioia e vengo da Ascoli Piceno. Io mi chiamo Valeria e vengo da Sant'Egidio della Vibrata. Io invece mi chiamo Alessandra e vengo da Ascoli. Quindi abbiamo unito Marche e Abruzzo. Mi piace questa cosa. Grazie ragazze, comode per il momento. La nostra Anastasia viene da Archi, me lo ricordo, però col duo poi è sempre multipla la cosa. Jessica Ricci, una giovane cantante della provincia di Teramo, stasera non è con noi, così come Ruben Speziale, un cantante che ha un accento argentino molto particolare. Lui è nato in Argentina, anche se vive in Italia praticamente da sempre, e oggi sta registrando insieme ad altri professionisti. Lui è un semiprofessionista della voce, diciamo così, così si definisce lui, a Roma per un programma televisivo, quindi è nel settore, nel mestiere. L'abbiamo perdonato per questa assenza. Ci avrebbe raggiunti Luana Sacchetti, non so se è arrivata Luana, eccola, si è messa Luana. Un po' defilata però, eh. Passo subito il microfono, sì, a Luana. Sì, sì. Allora, ben rivista Luana. Buonasera, grazie. Luana è una cantante, sì. Arriva da Morro d'Oro, e dopo un paio di anni di pausa è tornata a giocare con Provaci. Sì, anche qualche anno in più, penso. Forse sì. Sì. Come mai hai scelto di tornare? Ho scelto di tornare perché dopo diverse esperienze anche fuori dall'Abruzzo, che mi hanno portato anche fortuna, però ho deciso di continuare anche a provarci, ecco, a livello locale. Perché no? Per me stessa e anche anche magari per i miei genitori, che possono accompagnarmi e non venire così lontano dove sono stata fino a poco tempo fa. Intanto grazie, poi ci racconterai strada facendo, sì, qui sul palco tutto quello che combini, come lo faranno anni. Anche i tuoi compagni di gioco di questa edizione. Grazie cara. Bene, grazie a voi, grazie. E insieme a te Andromeda Imperiale, cantante, che è proprio lì vicina, guarda caso. Ecco, allora torno indietro. Due, guarda, belle more. Io sto andando, vieni in ordine Andromeda, di apparizione, vieni. Ai provini praticamente. Buonasera. Ben rivista Andromeda, tu hai un nome imponente, ne parlavamo, sì, anche al provino. Sì, è stato scelto dai miei genitori, come ho già detto in precedenza, anche al provino. In famiglia siamo tutti artisti e quindi hanno scelto il nome d'arte per me. Mi hanno risparmiato un po' di lavoro. Si presta bene. Tra l'altro mi è piaciuto sentire al provino che tu hai deciso di rimetterti in gioco in questo, sì, periodo, e hai scelto proprio Provaci per ricominciare. Sì, io cantavo da piccola, dopodiché ho smesso, da poco ho riniziato e ho deciso di provare a fare questa esperienza. Tanto grazie per averci scelto, grazie, e ovviamente buona fortuna anche a te cara. Grazie. Grazie mille. Bocca al lupo. E poi c'è una persona trasformista, è dall'altra parte, quindi ti devo, allora, far fare un po' di chilometri. Devo cambiare gradinata. Sì, cambi gradinata, ma lui cambierà ben altro che la gradinata, perché Fabio Ponzo è un cantante e anche, buonasera, un imitatore. Buonasera.
Oh, bravo, buonasera. Fatti vedere, fatti conoscere. Sono Fabio, vengo da Villanova, in provincia di Pescara, e sono in veste di imitatore. Imito Renato Zero e spero almeno di farlo bene. Stasera sei in borghese, quindi sei tranquillo. Sono in borghese, sì. Quando sarai sul palco poi sarai lui, Renatone? Speriamo. Con tutti i sorcini, ovviamente. Ovvio. Aspetta, avvicinagli il microfono. Me lo dicono in tanti. Avvicinagli il microfono che non hanno sentito la canzone. Credevo fosse l'imitazione di Bonolis, ho detto bravo. Me lo dicono in tanti. Me lo dicono in tanti. Però dopo non sembrerò Bonolis. Sulla fiducia ti accogliamo a braccia aperte, Fabio. Grazie per aver scelto Provaci, perché... Grazie. Ognuno di voi ha un mondo tutto suo e molto particolare. Matteo Colleluori è l'unico concorrente di Pineto, stasera non è con noi perché è all'università per motivi di studio. Romina Di Nomizio, cantante, la salutiamo, anche lei è impegnata per lavoro, ma ci raggiungerà, spero, quanto prima. Questa sera non credo che sia arrivata, non mi pare di vederla. E Adriano Megna invece c'è, cantautore. Eccolo qui. Il cantautore che... ha le sue radici ad Avezzano e da qualche tempo vive un po' più vicino a noi. Sono a Giulianova. E capitò, per puro caso, sentì qualcosa, lesse qualcosa mentre era in giro. Sul PC e ho girato un po', ho trovato la trasmissione e 10 minuti dopo ero qua a fare il provino. Cioè, cotto e mangiato, proprio così. Bene, ma posso venire anche adesso? Sì, siamo a fare i provini. Ok, arrivo, tac, arriva, su, fatto. Sì, ero in zona e sono arrivato con la pennetta. Tra l'altro, cantautore che si diverte a giocare con repertorio internazionale, ma quando canta i suoi brani... Sì, quando suono i miei brani faccio il pop normale, è più facile per me. Ti senti a casa tua col pop più vicino all'italiano? Sì, sicuramente. Hai già scelto quello con cui gareggerai? Non ce lo dire adesso, se la francamente non ho scelto. Ok. Aspetteremo. Va bene. Grazie per aver scelto Provaci comunque, fin da subito. Bocca al lupo. E Manuela Diodoro non è potuta intervenire, così come neppure Nicola D'Alba, ma c'è sempre, vedi quella fila di belle fanciulle elegantissime. Prima abbiamo parlato con Anastasia, adesso io le faccio sollevare tutte e cinque, perché loro in questa formazione sono le Black Tone e si sono vede, delle no? Sì, declinate a dovere, devo dire. E sono delle ballerine. Ovviamente il genere è da vedere interessante sul palco. La portavoce mi par di capire che sia Anastasia. No, lei? Avete cambiato? Lei, perfetto. È qui vicino, quindi ne approfittiamo. Perfetto. Buonasera a tutti. Buonasera a te, cara. Il nome, vabbè, sappiamo perché l'avete scelto, ce l'avete anche raccontato durante il vostro provino. Sì. E... poi comunque, penso, si nota. Capisco. Si nota. Voi venite tutte dalla zona della provincia di Chieti, più o meno. Sì. Da quanto tempo ballate insieme? Insieme da poco, come abbiamo detto anche al provino, alla fine in un mesetto è uscito il gruppo. Un po' per sperimentare, abbiamo deciso di affrontare questa nuova esperienza insieme, comunque sia per la passione per il ballo, ma anche per la volontà di voler trasmettere la nostra passione al di fuori, agli altri. Quindi non tenerla soltanto per noi nella nostra palestra. Mi pare giusto. Sì. E poi siete pronte a giocare per Provaci? Ovviamente. Qui dovremmo allargare, dovremmo spostare, lo sappiamo. Sì. Già fatto, poi avete le misure, sappiamo come sistemare le cose, però si può fare tutto con la volontà. Quindi in un mese avete messo su una bella cosa, siamo fiduciosi anche per voi. Grazie. Ci fa piacere. Grazie ragazze. Bocca al lupo. Lorenzo, ovviamente tu sarai chiamato a fare la cavia perché naturalmente loro gareggeranno, io lo spiego velocemente prima di andare in breve stacco pubblicitario, gareggeranno con una fase eliminatoria, abbiamo avuto diverse disdette fin dai provini perché qualcuno non può partecipare perché ha trovato lavoro, quella cosa positiva, bellissima, però che ha trovato lavoro a centinaia di chilometri da qui, qualcun altro ha avuto problemi e cambiamenti tra studio, lavoro, famiglia, va bene tutto, quindi abbiamo deciso comunque di partire perché ci pareva anche giusto verso chi è stato puntualissimo fin dall'inizio con gli appuntamenti, i provini e tutto il resto. Siamo in 18 elementi di gara, questo lo dico per i futuri giurati,
Ogni puntata avrà tre concorrenti nella fase eliminatoria, un solo vincitore, voto palese come sempre è stato fatto qui a Provaci, quindi la lavagnetta su cui i giurati scriveranno il vostro voto con diversi parametri, parleranno con voi. Una delle novità di quest'anno è che ci sarà l'appello del concorrente prima di conoscere il voto. Cioè, prima di essere votati, voi potrete cercare di convincere sia chi è in sala, sia chi è a casa, della bontà della vostra performance o del vostro talento in ogni caso. Perché anche quest'anno partner sarà il magazine La Dolce Vita, li ringraziamo e salutiamo, grazie a Marzia Falcone, alla nuova direttrice responsabile Monica Di Pillo, a Cassandra, tutta la redazione. Grazie a loro ci sarà la possibilità di ripescare quelli che non vinceranno direttamente la puntata e che quindi non vincendo non andranno direttamente in semifinale, ma nelle semifinali con i vincitori diretti di puntata avremo anche una puntata interamente dedicata ai ripescati, quindi tre non vincitori di puntata potranno tornare in gioco, lì eliminazione diretta necessaria, e andremo poi alla finale anche lì con il 3, numero fortunato qui quasi quasi. Sì. C'è da combattere comunque, no? Con sì. Questo regolamento credo che le speranze non finiranno mai. No, assolutamente, diamo tempo e spazio a tutti di provarci, di riprovarci. Ma visto che ci è piaciuta anche la parola nel tempo, molti l'hanno sposata e l'hanno scelta anche per altre situazioni, l'avevamo voluta mettere sull'ironico. Ecco, questo teatro si presta ad accogliere molte persone. Noi ospiteremo associazioni di volontariato, culturali, anzi invito chi non l'ha ancora fatto a mettersi in contatto con noi perché potremo conoscervi, accogliervi, parlare del vostro lavoro, farlo diffondere in maniera più ampia, ma all'interno di questi gruppi e pubblico, accompagnatori, familiari, tutti quelli che sono intorno ai nostri concorrenti, rappresentano un serbatoio bello e importante. E i concorrenti in genere qui sono un pochino tesi, di solito. Noi vorremmo fare in modo che si rilassino anche durante la gara. Può capitare, perché a un certo punto le telecamere, ad esempio la telecamera del buon Mario Giacchetta, potrebbe ruotare, come sta facendo ora guardando voi, ma partire con un claim preciso. E adesso provaci tu. Se qualcuno in platea, non concorrente, quindi non iscritto alla gara, non facente parte del gruppo, volesse tentare una performance, cantare a cappella o altro, lo potrà fare e sarà giudicato dai concorrenti che sono sul palco. Un solo vincitore, anche se ci fossero 10 aspiranti, non credo che ce ne saranno, poi la timidezza all'inizio sarà dura da vincere. E ci saranno regali da parte degli sponsor che faranno contenti comunque anche questi nostri amici. Così i concorrenti per una volta saranno dall'altra parte. E vedrete che non è così semplice poi giudicare e valutare. I nostri giurati lo sanno bene questo. Io per il momento vi ringrazio tutti di vero cuore e ci risentiremo prestissimo con tante novità anche sul magazine. Per il momento, piccolo spazio pubblicità, torniamo subito, non ve ne andate. That is all. Torniamo all'interno del Teatro Polifunzionale di Pineto e ci pare doveroso ringraziare il primo cittadino, Robert Verrocchio, che è venuto a trovarci questa sera tra un impegno e l'altro, grazie signor Sindaco, anche per la fiducia, per aver concesso alla rete, a questo programma, ma anche a Gradinata del collega Lorenzo Valeriani, la disponibilità. Un teatro è sempre un teatro. Tra l'altro Sindaco ha tenuto a battesimo la mia trasmissione e sta andando alla grande e quindi naturalmente è venuto anche stasera a puntata zero di Provaci e speriamo, incrociamo le dita, che vada alla grande anche Provaci. Sono sicuro di questo, ma non di certo per la mia presenza, ma per la trasmissione che oramai il suo successo insomma lo ha avuto questo riscontro negli anni e a noi non può che essere un orgoglio ospitare la trasmissione Provaci. Certo, non ho esitato affatto nel dire sì, perché intanto perché non avevo dubbi sulla trasmissione, su Rete 8, sullo staff, Maria Rita, te, Lorenzo, soprattutto per il tema, cioè la musica, quindi cultura, confronto, arte e soprattutto il fatto che ci sia un luogo, Pineto, dove davvero si confrontano giovani, quindi tirando fuori tutta quella creatività che poi ognuno di voi sta facendo insomma in questi giorni e continuerà a fare, quindi davvero bravi agli ideatori della trasmissione e bravi soprattutto ai partecipanti. Grazie per la fiducia e ovviamente contiamo di rincontrarci spesso,
compatibilmente con gli impegni. Tra l'altro questo teatro ospiterà, lo dicevamo prima di cominciare, una serie di impegni oltre a quelli televisivi che vanno dal teatro leggero fino alla musica, ai convegni, è una struttura che lavora molto. Sì, cerchiamo di, ecco, appunto, di farla lavorare, considerando questo luogo come un luogo di incontro, ovviamente passando attraverso la musica, il teatro, laboratori di teatro, teatro dialettale, spettacoli di cabaret. Adesso a giorni avrà inizio il cartellone natalizio e accanto alle vostre trasmissioni ci saranno numerosi eventi proprio qui. Però ecco, voglio mettere in evidenza ancora una volta l'importanza dell'arte e della musica, anche e soprattutto per un sindaco dal punto di vista della valenza sociale che rappresenta, perché oggi un giovane che si avvicina alla musica è un giovane che sicuramente, come dire, imbocca una strada sana, bella, che dà soddisfazione, emozioni, a volte ci si isola pure, perché quando ci si addentra tanto nel mondo della musica a volte ci si isola, però questo isolamento è bello, io l'ho vissuto, so che cosa significa e quindi bravi. Poi ognuno porta con sé una speranza, una voglia anche di, come sta accadendo questa sera, di farsi conoscere, perché no, poi riscuotere anche il giusto successo che poi ognuno merita. Grazie per queste parole di incoraggiamento. I ragazzi erano attentissimi, i nostri futuri concorrenti, ma anche gli artisti che sono pronti sul palco. Il gruppo si è un po' ridotto, Marcello. Si è un po' ridotto. Innanzitutto sì, volevo complimentarmi con le parole del sindaco che sono veramente azzeccatissimo, insomma, noi penso che la musica è un comunicare alla fine con l'anima, con quello che uno ha dentro, è un comunicare attraverso delle emozioni, delle sensazioni, non, in maniera non verbale molte volte, quindi anche attraverso le note. E, da ragazzo, da giovane, diciamo, tanto giovane, ho 28 anni, un ragazzo cammino cresciuto verso i 30. Però sì, mi sento di dire che grazie alla musica sicuramente ho superato delle situazioni che vedevo molto negative nella mia vita e sono riuscito a vederle sempre in maniera più chiara, ecco, più quindi positiva, la più musica solare. Ti ha salvato, sì, per la ora. Musica mi ha sempre salvato. Poi c'è molta gente che dice che la musica è brutta perché magari ci sono delle situazioni non proprio belle. Ah, però no, quello non è il sistema che a volte si crea intorno, sistema, ma non, esatto, è detto che debba accadere per forza. La musica è un qualcosa che sta sempre lì ad aspettarti e tu ne fai uso ogni volta che ne vuoi, quindi bisogna sempre averne anche un po' di rispetto. Ecco, io vedo la faccia di Valerio Valeri, paziente. In fase duo, in versione duo, voi riuscite a conquistare platee interessanti, così come anche con il gruppo. Che cosa avete scelto insieme? Allora, abbiamo scelto un brano che ho composto l'anno scorso più o meno, per tutti quelli che stavo accennando prima. Come tematica abbraccia un po' il sociale, generico, però non ve lo voglio svelare, lo facciamo ascoltare. Lo ascoltiamo. Marcello Graduato, Valerio Valeri, per tutti quelli che... Per tutti quelli abituati a vivere i giorni di domani,
come i giorni di ieri e ignorano il fatto che anche a 100 anni avranno vissuto un giorno solo. Si guarderanno indietro troppo tardi e diranno: nella vita non mi sono mai spinto tanto da prendere il volo. Marcello. Questo pezzo è sempre un po'... Ti coinvolge sempre tanto? Sì. Si vede, si sente, ma credo che sia passato il messaggio che volevi far arrivare senza alcun problema. Grazie a Marcello Graduato e a Valerio Valeri per questa performance a due voci e chitarra. Bella da sentire, bella da vedere, Lorenzo, da ascoltare e riflettere sul testo, però noi sui testi a volte non ci soffermiamo abbastanza, concordi con me? Sì, io poi quest'estate, lo sai, no? Durante il Tour Village abbiamo vissuto tutte le esperienze con Graduato, Marcello, con i suoi compagni di viaggio, come lo sei stata tu durante il periodo estivo, lo sei anche in gradinata. Stasera ti accompagno io in Provaci e quindi melodie particolari, però credo che tra qualche istante ascolteremo qualcosa di molto più particolare. Esatto, perché le parole possono raccontare tanto di noi, non solo attraverso il suono, ma anche con qualcosa di più pungente, se vogliamo. Ecco, l'artista che sta per entrare in scena è un attore giovane, ma che si è fatto già molto apprezzare a livello nazionale, cresciuto in una città bellissima, una delle più belle della nostra regione, ha saputo e sa cogliere tante sfumature, ma sa anche essere riflessivo, mai mesto, attento ma mai troppo pesante. Sa stare sul pezzo e qui è venuto a sposare lo spirito di Provaci. Ho paura a chiedergli in che misura e con quanta intensità, però comunque sia, è un piacere averlo. Poi ci rifaremo anche un po' dei fatti suoi, ma lui questo lo sa già, accetta il rischio. Maurizio Di Marco. Buonasera, salve, grazie, buonasera. Opla. Vai. Facciamola, che bello! Oh, c'era qualcosa che mi dava fastidio nel culo. A te la rifaccio. Sì, brava. Mi è piaciuto l'applauso. Perché c'è un pubblico di bambini, quelle parole non si possono. Ah, già, è vero. No. Vuoi usare sinonimi? Ah, la volevi tenere questa del microfono? No, io quasi quasi. Ah. Conoscendoti non sapevo se l'avresti interrotto. No, no. No, perché c'ho paura che mi si stacca totalmente. Arrivo tutta? No, mo l'ho messo in tasca. Bravo. Ok, sta pure il booster caramelle. Sicuro che... Vai, vai. Ok, ottimo. Lui è un artista giovane, viene da una delle città più belle della nostra regione, sa cogliere momenti e sfumature, ma non è mai pesante o troppo querulo, come poter dire. Sì, querula, parola giusta. Si diverte e fa divertire, però vi analizza, vi conosce e poi attenzione, qui vuole sposare lo spirito di Provaci. Ho paura a chiedergli come, quando e perché. Maurizio Di Marco. Buonasera, salve, buonasera. Mi piace querulo, il termine querulo. Le querrei, quindi ogni tanto mi querolo spesso. Comunque ragazzi, questa sera sono venuto a parlarvi di una cosa molto importante, perché pensate, io sono stato definito nel corso degli anni dall'Ordine dei Medici come comico salutista, nel senso che tutto ciò che dico io fa bene alla salute, infatti è rivolto a un pubblico di persone estetiche, perché quello che dico fa cacare, quindi può, se può servire è utile. Comunque diciamoci la verità ragazzi, siamo finalmente usciti dal gelo degli anni di piombo per entrare nel calduccio amorevole di questi begli anni di merda. Oh, ma noi all'Abruzzo ci siamo abituati, signori. Anche il tempo ci ha
ci ha abituato. Non so se vi ricordate qualche estate fa che è arrivato Caronte, ve lo ricordate? Il caldo, Minos, Lucifero, tutto l'inferno. Mio nonno a casa invece di mettere un condizionatore fuori la porta ci ha messo un esorcista. Pare che funzionata. Pensate che ha fatto talmente caldo che anche quest'estate alla San Vito Marina, all'altezza della costa di Trabocco, per troppo il caldo una donna è entrata tutta nuda in un bar, ha cercato un caffè, il barista la guardava, la guardava, la guardava, la guardava. Questa qua ha fatto, che fa, non ha mai visto una femmina nuda? Veramente, signorini, sto cercando di capire dove cazzo hai messo i soldi. È assurdo quello che succede all'Abruzzo. Il caldo, noi abruzzesi abbiamo perso la nostra identità regionale. Le montagne più famose in Abruzzo quali sono? Hai di Gattoto, te di Giappone? Ci sta un abruzzese? No. La Maiella, il Gran Sasso? No. Il Monte Pulciano d'Abruzzo. La gente si imbriaca e non pensare ai guai. È incredibile, abbiamo perso la nostra identità regionale. Eppure eravamo una regione di scienziati, di inventori. Di inventori, di gente per bene. Pensate che noi abruzzesi, durante il periodo della transumanza, quando dall'Abruzzo portavamo le pecore in Puglia, ci siamo inventati il Molise per farci cacare le pecore. Cioè, per farvi capire come stiamo avanti. Cioè, incredibile. Pensate che a Lanciano avevamo debellato le morti bianche sui posti di lavoro. La gente si muore direttamente all'ufficio collocamento, nella speranza di trovare il posto. Cioè, siamo una regione che sta avanti, ma pure nell'Aquilano. Guardate, una notizia di un anno fa. Una suora è restata incinta senza neanche accorgersene. Immaginate che figura di merda ha fatto quella che l'ha messa in giro. Cioè proprio, siamo una regione che sta avanti, che cammina. È vero o no? Le tradizioni, l'abruzzese è legato alla sua terra, alla patria. Ora si sa, in Abruzzo, in Italia, scusa, questa la rifaccio. Ora si sa, in Italia ci sta la mafia, la camorra, l'andrangheta, l'anonima sequestri. Tutte le forme malavitose stanno all'Italia. Ma tutto questo da dove nasce? Da dove nasce? Dall'Abruzzo, signori. Il giorno di Natale le nostre nonne, che nonno, vita sa vendiare, non ti fa vedere nessuno. L'omertà nasce in Abruzzo. Prendi nonnina, prendi i soldi e mettetela a un pizzo, ad un angolo. Pensate che quando Provenzano è venuto al carcere di Villa Stanazzo, qui in Abruzzo, ha detto a me mi fanno un culo tanto, guarda qua che hanno bambini. Le soldi qua, là. Le nostre nonne, i soldi in mezzo alle tette, fateci capire. È omertà vera e propria. Comunque un po' sono arrabbiato, ragazzi, perché 30, 40 anni fa in campagna mio nonno zappava e parlava, parlava e zappava. Sono passati 30, 40 anni, non è cambiato nulla. I giovani di oggi parlano che WhatsApp, la zap ci sta sempre, ma perché? Non andiamo avanti, non ci vogliamo evolvere. Mio cugino Giorgio, 12 anni, su Facebook gioca a Farmville. Coltiva la terra. In un quarto d'ora si è somandato 12 ettari di terreno a pomodoro. Quando l'ha saputo mia nonna ha detto, voi sapeste è stato, cazzo, mettemele bottiglia. Cioè, perché proprio siamo una regione, siamo un po' ancorati, vero? Siamo un po' legati alle cose. Ma guardiamo l'abruzzese, doc. D-O-C, di origine cafona. Analizziamo la donna, quella brutta e quella bella. La ragazza brutta in Abruzzo è comunemente alta 1,10 m e pesa un quintale. Sprovvista di colla, cos'è? C'ha le mani così perché da far vedere la ricostruzione alle unghie. 60 euro a unghia. Mui a dire se mangia l'unghia come ne portarla a mangiare un ristorante di pesce. Quando la donna abruzzese brutta vede passare una bella ragazza, l'espressione e la conclusione è questa. Che se ne tocca. La media. Quando vede passare una bella ragazza, o diciamo una brutta, diversamente... bruttina, l'espressione a conclusione è questa. Che sei proprio una cessa, perché c'è la mite, la cattiveria. Ma in Abruzzo ci sono anche le belle ragazze. La ragazza bella in Abruzzo è comunemente alta sempre 1,10 m. Solo che se mette 70 centimetri di tacco. Vi giuro che quando scende da quelle scarpe tu dici, oh cazzo, ti affini chi l'è. Chiamate chi l'ha vista, si è persa. La ragazza bella in Abruzzo pesa dai 10 ai 15 kg. Vi giuro che quando va all'ospedale a tirarsi il sangue ci vuole due infermieri, uno che la mantiene è nata che le sprisce. Però poi capita una sera che tu la guardi e lei ti guarda e tu te ne innamori e ti dà l'appuntamento. La ragazza bella in Abruzzo ti dà appuntamento sotto casa sua verso le 7:15. Tu vai e lei puntualmente cale verso le 11:30. Tu nel frangente hai fatto di tutto, ti sei fatta la conchetta per vedere se ti puzzava il fiato, ti sei pettinata, un amico mio si è cagnato un par di mutande.
Dopo 2 ore e mezza che tu aspetti, lei scende e fa: amo, che fa? Ma hai aspettato? Ma è scaduta l'assicurazione alla macchina, nel frattempo sta a posto, ma da casa sua al ristorante non fa nient'altro che dirti che sta a dieta. Sa ricorda di magna quando ha pagato tu. E la cosa che ti fa più arrabbiare non è che sceglie le pietanze in base a quello che gli piace, no, in base ai prezzi. 20 euro un primo lo prendo, 30 euro un secondo lo prendo, 15 euro un'insalata e manca se le magna. Io ho visto gente che sa riportare l'insalata alla casa, il cameriere che fa te riporta l'insalata, con bassi prezzi, ma la fuma. È assurdo. No, ma io sono vegana, giuro, ho fatto uno strappo alla regola, fregate, se mangiate mezzo porcia. Madre che... È assurdo, però tu quella sera non te ne frega, stai bello pieno d'amore. No, tutti a favore, il vento è a favore, tutti pure il sedile della macchina a favore. Se ne cagui fra l'amore, sei pieno, lei ti fa: no, amo, stasera no, non voglio, c'ho le mie cose. Purito, it. È incredibile, perché solo in un momento la donna in Abruzzo te le mette le mani addosso. Quando ti nuvrucela, tu rientri a casa un po' strano, ti fa: ciao, amo, che... Oh, ti fermati, che si fa? Che ti imbronca? Che è? Te lo frocela e te la da sprisciare. E le donne hanno sviluppato una tecnica in Abruzzo che è tremenda: mettono le gambe a cucina, la coccia dell'uomo in mezzo e te ne sprema. E assumono anche proprio una voce. Fi, 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 fi. Aumenta in base a... Fi, 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 catesci la coccia. La gente è diventata viola, c'è noto che stai morì. Fi, 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 guarda, è uscita e te le fa vedere. Qua che c'avevi? Che schifo, roba te, ti insulta. Non è finita, mo firma da mo perché da spurga. Ti deve uscire il sangue. E sta là un altro quarto d'ora. Io ho conosciuto gente che ha perso talmente di quel sangue che il donatore, l'Avis, il presidente dell'Avis, l'aspetta sotto la casa così. E lo tragna. Assurdo quello che succede in Abruzzo. Comunque ricordiamoci, signori, che l'Abruzzo è pur sempre la terra dove è nato Rocco Siffredi. Ora però, prima di lasciarvi, poi tanto rientro, volevo farvi un aforisma anticrisi. Ora si sa, c'è la crisi mondiale, no? La crisi economica, anzi ce ne sono due, prima quella intellettuale che forse ha generato la seconda, che è quella economica. E quindi, pensando a questo aforisma di origine africana, ho pensato un po' all'Italia, alla situazione nostra, e fa così: ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, una gazzella si alza e sa che dovrà correre in fretta, altrimenti il leone la catturerà e lei morirà. Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, un leone si alza e sa che dovrà correre in fretta, altrimenti la gazzella fuggirà via e lui morirà di fame. Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, non importa che tu sia gazzella o leone, l'importante è che tu corra, altrimenti morirai. E pensando all'Italia mi è venuta una versione così. Ogni mattina a Milano, milanese si alza, né, la prima cosa che fa, mette la broda, saluta la cumpa, ma sa che dovrà correre, altrimenti perderà il tram che lo porterà sul posto di lavoro, dove con lui c'è un collega che le cabius de niao al suo datore di lavoro, si arriverà tardi, perderà il posto e morirà di fame. Ogni mattina a Roma un romano si alza e sa che deve correre, altrimenti perderà la metro che lo porterà sul posto di lavoro, dove con lui ci lavorano 3 cinesi, 4 bengalesi, 8 pakistani, in nero a 300 euro al mese. E se lui arriverà tardi, perderà il posto e morirà di fame. Questa è quella che preferisco di più. Ogni mattina l'Abruzzo, un abruzzese si alza con calma. La prima cosa che fa, manda a fanculo la moglie. Seconda cosa che fa, se ce l'hai i figli, manda a fanculo pure i figli. Terzo, visco, ormai ci ha preso la battuta, una certa sportività, come esce fuori la casa, ma fanculo tutto qua. Ma sa che dovrà correre perché anche lui ha un contratto in azienda di 6 mesi, e se arriverà tardi perderà il posto e morirà di fame. Ogni mattina a Napoli un napoletano si alza e dice: ma stamattina che ci fa che sono 2 anni che sono disoccupato? Ma sa che deve correre perché a Napoli ci sta la camorra è una cosa brutta e se non corri muori. Ogni mattina in Italia, quando sorge il sole, non importa che tu sia romano, milanese, abruzzese o napoletano, l'importante è che voi tutti corriate, altrimenti ci sarà sempre qualcuno disposto a mettercelo. Grazie! Maurizio Di Marco! Con la vocetta del lancionese, sì, vabbè. Era una cadenza strana quella di Lanciano. Perché diciamo è un po' la Napoli d'Abruzzo, Lanciano, no? Nasalità. Le vocali sono lunghe. Tipo a Lanciano, abbiamo avuto il Lanciano in Zerbì da poco, fino a poco tempo fa, a Lanciano è tutto positivo. Che serie ha? La.
Oh, che serie A? Vede uno vestito da lunga, oh, che bella questa scarpa, che serie A? Tipo quando il Lancianese si compra la macchina, una macchina piccola, oh, che macchina serie A? La macchina è più grande, oh, che macchina serie A? Aumenta la A. Ah. Un amico mio ha comprato un SUV, oh, ti vede che macchina serie A? Sa morto. Ha perso un embolo, in cascata. E qui è proprio un intercalare di noi abruzzesi, ma soprattutto, pensate ragazzi, che l'abruzzese proprio, siamo anche tra i primi, l'ISIS, ce li siamo inventato noi, gli abruzzisis. È vero, a Guardia Grele, l'ISIS delle Monaca, cioè scoppia le bombe a cucini e tre, pop pop pop, siamo una regione avanti, è sempre vero? Colpa nostra, è sempre colpa nostra, ma siamo pure la prima regione anticlericale nel mondo, cioè? È Ponzio Pilato, colui che ha fatto mettere Gesù Cristo in croce, poverino, erede sul mono, cioè. Dicono. Dicono, Cassio Quinto Longino, colui che trafisse il cuore di Gesù di Nazareth, Cassio Longino, è di Langiano. Pure? Sì, è proprio, noi Abruzzo diciamo, immaginate la maticullata, è inquietante. Okay. Io apprezzo la sua capacità trasformistica, ti stavo ancora ammirando. Diciamo alle ragazze che sono alto, biondo e magro. Voi lo vedete per l'occasione così. Mi sono vestito da frigorifero per fare colpo. Riesce a trasformare la sua fisicità prorompente per interpretare l'abruzzese un pochino... Tarchiato, ma è un'interpretazione, ragazzi. Solo interpretazione. Molto, molto magro, molto bello. Avete presente Markus Schoenberg com'era ai tempi? Uguale. Però lui c'ha gli occhi castani. Io, e le sopracciglia folte, spiegate. Non depilate. No, assolutamente, perché questa è la foresta d'Abruzzo, a me si vede negli occhi. Questo è della bomba, un po' come le ascelle, si sente la costa dei trabocchi, le cozze, le vongole, cioè ciao, uno sente l'odore del mare e si innamora, è una tecnica E io studiata. Che ci voglio anche parlare, cioè, pensate a intervistarlo, io so che ha fatto delle cose bellissime quest'estate e non solo, attore, cabaret, trasformismo, si diverte, battute, battutacce, battutine, quello che vuoi, ma qualcuno ti ha notato. Sì, tra i carabinieri una volta, ringrazio per non avermi sequestrato la patata. Chi è che ha fatto Stagioni meravigliose al Bagallino, ad esempio? Ah, sì, vabbè, il maestro Pingitore. Oh, maestro diciamolo. Lo saluto, tra l'altro, lui Federico Perrotta, altro abruzzese, bravissimo. Grande. Selvaggia Lucarelli, che ha origini abruzzesi, è in televisione alla 7, e che è gnocca, tra l'altro, come te. No, lei è molto di più, lei è molto più, più diversamente abbondante. Quella è l'Abruzzo, la maiella, il gran zasmo, ci vuoi, noi abruzzesi ce l'abbiamo nel cuore, le donne quando se le mettono nel cuore escono i mondi. Se gli dai un mignolino lui poi prova, ci l'ho detto, ci avrebbe provato alla grande. Però sono state belle stagioni, belle occasioni, siete ancora in molte cose ancora da far crescere. Ma anche unitamente al cabaret e il teatro, ovviamente. Sono state esperienze anche teatrali e radiofoniche e quant'altro. Non ci fa mancare niente? No, assolutamente no. Mangiare soprattutto si vede, ma non c'è bisogno che lo specifico. Allora, c'è uno spuntino da quella parte. Vado poi però a terminare la pizza dei concorrenti, me la mangio io, poi torno a salutare e soprattutto con le belle top, le ragazze belle top. Le black tone. Le black? Black tone. Belle top. Ugualissimo. Vabbè. Okay. Maurizio Di Marco. Grazie. Mitico. caro Lorenzo. Beh, io l'ho seguito quest'estate, noi eravamo insieme all'Adriatica Cabaret e non finivamo mai di ridere, però davvero poi stasera abbiamo conosciuto altre sfaccettature nelle sue esibizioni. Ed è soltanto l'inizio. Davvero un grande. Non in senso fisico, non è grande. È diversamente alto in questo momento, è una trasformazione fisica anche quella. Invece bellissima, pronta, emozionata fin da ora, credo un pochino. È Federica Di Rocco, quello splendore bruno vicino allo splendore biondo. Tra l'altro hanno trovato una vicinanza professionale questa sera, perché Federica Di Rocco, una giovane soprano brillantemente laureata, con una carriera già avviata, che ha deciso di regalare un concerto alla sua città proprio mercoledì 7 novembre, invitiamo tutti naturalmente, anzi lo farei dire anche da lei. Dicembre, 7 dicembre, ha trovato nella sua vicina casualmente questa sera una pianista che lavora da molti anni con i cantanti, quindi presumo che anche lei sarà dei nostri per ascoltare poi il concerto. Ma vorrei far raccontare a Federica... Sì, passo davanti al sindaco, mi scuso. Innanzitutto ne approfitto per ringraziare il Comune di Pineto e il sindaco qui presente per aver accolto la proposta di questo concerto. Ti ho voluto fare questo regalo vero e proprio, perché sei legata alla tua città, anche se per motivi di studio e lavoro ti sposti molto spesso. E nel concerto coinvolgerai una pianista
molto conosciuta anche nell'ambito del repertorio lirico, ma non solo, portiamo dentro anche Alex. Abbiamo Bianco. Anche un ospite speciale. Fuori programma, perché il concerto lirico prevede solitamente dei cantanti lirici, un tema classico, mentre il sassofono è uno strumento, diciamo, più moderno. Sì, ha una vita molto più recente. Però si sposeranno bene i due ambiti, perché avete scelto un repertorio che parte da quello più classico, lirico, operistico, fino a quello un po' più leggero, tra virgolette, più conosciuto anche dal grande pubblico in maniera trasversale. Quelle arie, come dicevamo tante volte anche quest'estate, Lorenzo, che magari tutti abbiamo nelle orecchie, ma magari di cui noi profani non abbiamo il titolo chiaro, sì. Non ricordiamo dove, come, quando, però le conosciamo. E appena partono le prime note, si delinea il primo tema, siamo tutti lì pronti ad ascoltare. Sono brani che sembrerebbero canzoni, ma in realtà provengono da operette, esatto. Come ad esempio Tu che hai mai preso il cuore, esatto. Proviene da un'opera di Franz Lehár, Il paese del sorriso, mm-hmm. O brani come Non ti scordare di me, che è un altro di quei brani classici, molto apprezzati da ogni tipo di pubblico, quindi abbiamo deciso di inserire nel programma dei pezzi adatti ad ogni età e a ogni epoca età. Se vogliamo, e poi Alex, che tra poco sarà con noi anche sul palco, ci regalerà in quella serata dei brani particolari preparati per voi. Stasera magari giochiamo un po' sull'improvvisazione, Alex, che dici? Si può fare? Sì, certo. Perché lui ha portato uno strumento, tra un minuto lo vedrete in scena, che è un sax baritono, non se ne vedono così di frequente, è un po' più imponente rispetto a un sax che vediamo normalmente, sax tenore o più leggero, sì. O il contralto. Un po' un nonno, diciamo, il nonno sì, dei sax. Sì, ha una linea bella e interessante, ma è il suono particolarmente grave e piacevole. Lo ascolteremo in una breve improvvisazione, ma invitiamo tutti, Federica... citerei che lo facessi invitiamo tu. Tutti il 7 dicembre in questa sala polifunzionale per ascoltare un programma fuori dal comune. Partiremo da Puccini per arrivare sì, il primo a... tempo sarà dedicato a Puccini e le grandi arie pucciniane, quelle più apprezzate da sempre. Conosciute in tutto il mondo. Mentre un secondo tempo sarà più moderno. Con qualche sorpresa. Però se volete scoprire dovete venire qua. Non possiamo raccontare un concerto, bisogna viverlo insieme. Grazie Federica per Grazie il momento. Ovviamente Lorenzo è invitato come tutti, il sindaco credo che sarà in prima fila, così come tanti altri amici. Io invito Alex a prepararsi con il suo sassofono per regalarci queste note così speciali. Diamogli il tempo di raggiungere il palco e intanto vi ricordo che noi saremo in onda sempre di sabato, mi faccio un po' gli affari nostri, Lorenzo, qualche promemoria. Dobbiamo tirare l'acqua al nostro mulino. Un pochino, quindi. Sì. Saremo in onda sempre il sabato alle 21, andremo avanti fino alla finale di Provaci che è prevista nel mese di marzo. Vi aggiorneremo sulle date esatte perché con le vacanze speriamo di non avere sorprese climatiche soprattutto, ma qui siamo al sicuro, tranquilli, non ci fermerà freddo, gelo, neve, nulla. Siamo veramente... al calduccio. E poi partirà una situazione interessante che quest'anno vorremmo aprire ai brani inediti, che siano proposti da solisti o da gruppi. È un'area che non abbiamo ancora esplorato, quindi dedicheremo un paio di mesi, aprile e maggio, all'inedito vero e proprio, per permettere a tutti, quindi passate parola, allargate la cosa se volete, per permettere a tutti proprio di mettersi in gioco, il palco c'è, il pubblico lo attireremo per vedere l'effetto che fa un brano concepito magari in una stanzetta, come raccontava anche Marcello Graduato poco fa, quando lui scrive spesso si rifugia oppure si lancia, dipende dai momenti, e lo metteremo in gioco a tutto tondo. Credo che Alex sia pronto, io con piacere lascio il palco a questa... improvvisazione, prego. Intanto facciamo vedere anche lo strumento, il sax baritono, che è un po' più grandicello del tenore, del contralto, c'è anche una meravigliosa curva, però è il suono che tu ora ci regalerai. Il tempo di microfonare il tutto e lo spettacolo comincia.
Grazie Alex, non se l'aspettavano che da uno strumentone con questo vocione venisse fuori anche una agilità tale, quindi io ti ringrazio per questa possibilità di esplorazione da parte di tutti, ovviamente poi ci vediamo qui il 7 dicembre, ore 21, concerto lirico con ospite Alex Di Rocco. Grazie ancora. Maria Rita, per impegni istituzionali purtroppo il sindaco deve lasciarci e credo che sia doveroso un saluto naturalmente, perché è stata una bella serata, no? Più leggera dopo un consiglio comunale. Sicuramente più leggera e soprattutto più piacevole come serata. E ancora grazie. Davvero bravi a tutti e bravi agli artisti. Appena ascoltato il sax di Rocco, oltretutto... c'è un po' di pubblicità Pineto, un cittadino pinetese, e quindi no, a parte questa parentesi importante, davvero brave a tutti quanti. Grazie di cuore, grazie per la disponibilità, ci vedremo sicuramente in prossime occasioni perché abbiamo in mente varie cose che Pineto sicuramente abbraccerà con piacere. Grazie di cuore al sindaco Robert Verrocchio, grazie ancora. Grazie a Federica Di Rocco. Prepariamoci per il concerto. Manuela Iervese, stavate già confabulando tra di voi per eventuali nuove collaborazioni. Lorenzo, lei, tu la vedi bionda, angelica, alta, eterea, sembra. Hai presente un carro armato? Uguale. Sono curioso adesso, perché davvero... è una delle donne più attente, precise e leali che io conosca in assoluto. Grazie mille, veramente. Ma è vero. Grazie. E quando si lavora queste sono qualità importanti. Sì, sì. Per un giudice soprattutto. Sì, perché lei mi rimarca questa cosa. Io l'anno scorso l'ho un po' costretta, ragazzi, a venire a fare da giurata, perché non è facile fare il giurato in prova. C'è il voto palese, devono dire esattamente quello che pensano, si deve scrivere, quindi quello che scrivi rimane, noi annotiamo il voto, non si può manovrare dopo, cioè quello che viene detto è detto. Io posso anche non essere d'accordo, ma non ho mai interferito e non lo farò mai. Confermo. Perché assolutamente ognuno ha il suo pensiero. Io posso aver fatto la faccia... stupita, in alcuni casi è successo, sono rimasta a bocca aperta per alcune valutazioni, però mai messo una parola e non succederà nemmeno quest'anno. Però loro sono sempre stati differenti ed equilibrati insieme. Non è mai facile, però lei riesce a dire le cose, anche quelle un po' dure, perché a volte deve dirle, quando è vero, sempre con garbo. Quindi si riesce a non ferire, a non mortificare, perché l'obiettivo non è mettere in ridicolo, mai. E semmai aiutare a capire che una cosa si può fare in un altro modo o si può sviluppare meglio, che magari il tuo talento è più giallo piuttosto che rosso, verde piuttosto che blu. Se tu magari scegli il viola, ma non è il tuo colore artistico, diciamo così. E comunque anche sempre sottolineare anche i lati positivi che ciascuno bravissima, ha. Assolutamente. Sempre quello. Perché ci sono. Io ci lavoro sono. Anche con i bambini, con i ragazzi alle scuole medie. Mai criticare, basta. Sempre costruire, sempre... lodare.
anche quel poco, anche una sola parola, un solo respiro che viene bene, anche va bene, è sempre progresso. Un passo avanti. Certo. Tu sai che potresti trovarti anche Maurizio Di Marco a lezione, sì? Conferma. Anzi, aiuto. Io lo invito a tornare in scena, mentre invito anche i musicisti che avevano in mente di far cantare tutta la platea a pensare alla cover e a comunicarcela brevissimo, perché intanto Maurizio ha da farmi le annotazioni del caso. Tu sei stato invitato qui non soltanto come artista, Maurizio, diamogli la parola, sì, ma anche come analista. Posso mettermi, anche perché comodo. Ho visto che ha altri gusti, quindi mi siedo tranquillamente. Vai tranquillo, non c'è problema. Anche come analista, hai visto una platea sera piuttosto intima, siamo tra amici, concorrenti, sì, si, alcuni nemmeno tutti. Ho già cominciato con un paio di loro, tra l'altro, per non entrare... Non è vero, no? Sì, no. Cominciamo a scatenare il panico. Saluto tutti gli amici a casa, che... ma quindi è la fila per le poste? No, non ho capito. Ero in fila per le poste. No, sono chiusa a quest'ora. Provaci. Questo è provaci. Ok, no, perché io ci vorrei provare con lei, vorrei sapere se è possibile. Forse è impegnata, non lo so, Federico. Forse, nel dubbio io mi fronco, come dico, come dicevano i latini, quindi ci provo. Piacere, tu sei di Rocco? Sei di Rocco, il tuo fidanzato si chiama Rocco? Bravo ragazzo, offre sempre da bere al night, persona squisita. Lo saluto, anche tuo ragazzo. No. Come distruggere una coppia. No, dicevo, no. Mi ha colpito sì? A Andromeda. Sì? La ragazza Andromeda, perché io pensavo che talmente il parto difficile, la mamma gli ha finito di sandi da bestemmiare, Andromeda, partiti con le stellazioni, e l'ha chiamata Andromeda. Potrebbe essere un'alternativa, non avevi mai pensato a questa. Ok. No, poi come ho detto prima pure sul palco, mi sono piaciute molto le ragazze rinominate in chiave più abruzzese. Le Black Tone. Le belle top, sono d'accordo. Ma quando lui ha detto che adesso facciamo alzare 5 belle top, io dice, fregate. No, veramente l'ha detto Maria Rita, e io ho solamente avvicinato il microfono. Belle fanciulle che Maria Rita, sono le lei Black è la più bella d'Abruzzo, è stata per vero, anni. Sono finto. Chi non si ricorda, ma tu la doccia chi la fa? Io non mi sono lavato per anni, la speranza veniva lei, non è mai venuta, è un pattuzzo. Saluto Tonino Zulli, vecchio amico, abbiamo lanciato una campagna lunga durata anni. Dicevo, tutti bravi, la cosa positiva, e gnocco pure la giurata, cioè è proprio un ambiente bello qua. Ma cioè, tu ne hai conosciuti ancora pochi, ci sono le giovanissime, comportati bene. No. Les Estrellas. Che è? Le stelle vuol dire in spagnolo le stelle. E in spagnolo come si dice? Les estrellas. È scritto estrellas. Le no. Estrellas, l'estate, uno si estrellas al mare. Le stelline, chiamale così. No, le stelline. Oh. No, sono belle ragazze, brave. Ma loro ballano, vero? Sono tre ballerine. Pure io sono un ballerino di panza classica, sono molto bravo. Io loro sono molto sul caraibico. No, io quelle cose, no, un po' danza della ventricina, no, del ventre. Io ho inventato questo genere, quindi se ragazze poi volete delle lezioni in privato, io sono molto contento. Ma c'è le Iene, sembra vestito da uno delle Iene lui. Ah, oddio, è più elegante in genere, il loro completo è un po' stazzonato. Sì, lui no, invece... lui è figo, diciamo la verità. Adesso sta cambiando un po'... Gusti, diciamo. Okay. No, sta verificando come ti comporti tu, lo conosco, sta misurando il terreno. Okay. Dietro di te c'è anche un cantante imitatore che... stasera vedi in Borghese e l'hai scambiato per Bonoli, sì. In realtà lui sarà Renato Zero. E lui è Renato Zero, sì, però ripeto, somiglia molto a Paolo Bonolis, quindi... Somiglia. Avanti, cioè, calcolando che lui deve fare Renato Zero e mi sta dietro, avanti un altro, c'ho paura, quindi è che tu spostana tra loro... No, Fabio è così sei tranquillo. Sei sicuro? Lui è ricco, male che va, ti sposi lui, meglio, no, scherzo, No, sono contento di essere venuto qui sì? A Provaci per l'ennesima volta, perché io sono stato anche felicemente, come si dice, concorrente di questa trasmissione. Sì, qualche anno fa. Due o tre anni fa. Lo ricordo bene perché pesavo 20 kg in meno. infatti. Eri molto impegnato con tante serate, me lo dico. Sì. Dobbiamo inseguirti. Sì, è vero. Però ce l'abbiamo fatta. Insieme agli avvocati. No, quello io non me li posso permettere. Ma ti ho detto, se muoio di bingo c'è il Monte Premi, se l'hanno freghisti, non ditelo. E fortunatamente. No, ci stanno ascoltando preoccupati gli altri concorrenti che sono un po' defilati, tipo chi? Adriano Megna, no, cantautore. Dietro, vicino ad Andromeda, c'è Luana che è arrivata. Dove si è messa quatta dietro.
No, bellissima, non... ragazza, alta, mora, sì, ho bella, prima, quanto andrò, prima, due belle more. Abbiamo un po' cominciato, non ho avuto modo di chiedergli come si chiamava. Siamo arrivati subito Luana. Al... Luana. Luana, beh, Luana eri tu, cavolo, ok. E Andromeda la ragazza a fianco. Esatto. E invece dicevo, Andromeda! Con chi ti vuoi fidanzare? Eh? Con chi ti vuoi fidanzare, la grande? Ma la cieca, ideale di donna. Tutte belle qua, tranne tu, vattene, loro due, via. Le ragazze sono tutte belle, poi ho saputo che qualcuna di sono loro... Sono anche brave. Sono belle e brave, soprattutto. No, ho saputo che qualcuna di loro è anche di Lanciano. Sì. Vero? Ok. La fila dietro di te, attenta. Spero te. Le maggiorenni, spero. No, non tutte. Ok. Io le liberatore dei genitori sanno che sono in buone mani. Ottime, vai. Non qui, qui. 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 Non sapevano che c'ero io, ok, bene, bene. Ma ti conoscono? Mi conoscono. Quel di Lanciano. Non mi preoccupate. No, è sempre perché tutti fanno, io vorrei provare a fare una cosa, posso? Un secondo tanto dura. Tranquillo. No, tutti pensano, evviva la nazione Italia, uno, facciamo rete 8. No, che ce ne... scusa. Scatenati. Vero, 1, 2, 3, rete... Ha visto? Facciamolo meglio, così Mario è più preparato. Allora, ragazzi, in Abruzzo basta dire bocconotto, è più facile, capito? Abituati. 1, 2, rete... Però fate anche con l'alzata di mano, rete. Rete 8, ok. 1, 2, 3, rete. 8. Ok. Ce l'abbiamo, andata. Grazie, ce l'abbiamo. È perché uno dice, no, Italia 1, ma perché? Noi abbiamo rete 8 da sempre. Allora, fa rete. Mi piace sta cosa, l'abbiamo sì. Più spesso. E poi la prossima volta lanciamo dei bocconotto, boom, bronde. Facciamo... Che ci poi sto. È bello, c'è un poi effetto magico, che tutto lo zucchero filato che c'è sopra crea una nube dove io mi posso intrufolare a baciarmi con chi non ancora mi bacia. Tipo c'è una signora là dietro, mi bacio con lei, la polvere, bocco, no, puff. Okay. Voglio vedere che farai poi con il cagionetto teramano. Buonissimo. Tu ragazzi, pensate che a San Vito ci sta Licilla Repina, cioè è proprio una regione un po' particolare. Vero? Molto particolare. Bocconotti, a Lanciano c'è un dolce antico, si chiama le Lof delle Monache. È un nome fa un po' cacare, però no, le loffe. Non lo conoscevo. C'è l'anicetta, un chiodino in mezzo, che quello se lo sono inventati i dentisti per far rompere le dita alla gente. Ecco, è ottimo. Cioè, l'Abruzzo ha anche a livello proprio culinario, abbiamo tante. Sì. Cioè, lo parrozze, cioè, solo a dirlo ti ha saziato. Tu guarda a Milano, scusi, mi dai un croissant, ti dà lo croissant però... Adesso ne mi ha dato il parrozzino, quello monodose piccolino. Lo so, ma per chi non già il fisico, per chi viene da fuori. Invece l'abruzzese a davvero mangi proprio vero, verace, mangi il parrozzo. Cioè, è 3-4 parole insieme. Parrozzo. E il panducale? Panducale, quello già nel terramano, se non sbaglio, no? Sì, Atri. Atri, vero? Atri. Quello lo diamo agli altri. Siamo generosi. Chi vuole un po' di panducale? Per me... Ma tu il torrone lo mangi? Eh? Il torrone? No, io contro i meridionali mai avuto niente in contrario. Torrone, ottimo. Delle sorelle, nell'Aquilano c'è cioè uno delle aziende, non so se fratelli si può... Nurzia o sorelle Nurzia, scusate pubblicità. Ma poi hanno litigato in famiglia, uno ha fatto il torre e l'altro il rone. allora, quando si uniscono è torrone, no, è buono, buonissimo, molto. Ottimo. Che liquore consiglierete? Facciamo anche l'esperto di... Allora, il liquore tipico per un'ottima digestione è la genziana. Sì, tipica, un po' forte però. Come si misura se la genziana è buona? In base ai rutti che fai. Scusa, no, se... dai. Infatti noi facciamo rete brutto. No. Dice, questa abruzzese ha bevuto la genziana, si sente dal rutto. No, la genziana è buonissima. Sì, è un oppure po'... andiamo sull'intellettuale, l'aurum. Bevanda tipica pescarese inventata da Gabriele D'Annunzio, tra l'altro. Cioè inventata, gli ha dato sì. Il nome. Ok, da oro, sì. Aurum. Denominata da. Denominata, è buonissima. Però quella un po' più delicata, c'è l'arancio, questi fiori, questi gusti. Un po' più fighettina. È un po' più fighettina. Cioè, come la bevi, ti fa il risvoltino da solo. Cioè, bevi l'aurum, ti fa un risvoltino. Un amico mio aveva i pantaloncini corti e ha fatto rupere zoma. Dice, ma perché? Sono bevuto l'aurum, non me ne ricordo. No, dico, pericolosissimo. C'è questo effetto di risvolto, cioè si ritira tutto, invece. Ho timore a chiederti dei piatti forti del Natale. Un'altra puntata. No, no, so, ho timore. Ciabottil. È bello a dire. Cos'è il ciabotto? Il ciabottello è quella cosa fritta dove dentro ci si mette la come si chiama? Mozzarella. L'alicetta. Ah, ok. È un ciabottello, non so. È un calzoncello. All'Aquila si usa di bene, perché non è che ci sta tante le alici in mezzo al mare. Però no. È più una cosa costiera. Dopo, naturalmente, sì. Ognuno lo chiama come vuole, però un ciabottello è pure simpatico a Natale. Ciabottello, e i bambini più piccoli se lo lanciano e poi il padre gli mena.
tipica usanza abruzzese, e la mamma gli viene con la cucchiaia di legno, che è un altro strumento che ha due funzioni in Abruzzo, quella di girare il sugo, che parte il venerdì sera per arrivare la domenica mattina, e puntualmente verso mezzogiorno e mezzo va a finire a retro la schiena, dietro la schiena di qualche bambino che ha fatto il cattivo. Erano altri tempi, caro Maurizio, credo che oggi non succeda più tanto. No, mo WF, tutte le trasmissioni televisive. Telefono no, azzurro, non sì, no, assolutamente, no, per carità. E tra come li educhi i bambini allora? Cosa? Come li educhi i bambini allora? Vabbè, i bambini in Abruzzo hanno, diciamo, una certa educazione ormai millenaria, no? I bambini capiscono le vocali. Stai là! Ah, dai! Da una vocale? Da una vocale capiscono già quale dente parte, se è un incisivo o un molare, capiscono già. Invece basta vedere al nord, amore fai attenzione che se no ti do le botte. Invece qui in Abruzzo parte la famosa chioca, si dice a Lanciano, che è oppure per farla più un termine più semplice, la zoccola, che è quella ciabatta fatta in legno, che pesa dai 25 ai 30 kg. E che parte a velocità ipersoniche e ti posso piare dovunque tu sei, anche a porte chiuse. Tu entri, tutto chi è fuoco, come apri, pom! Mia nonna campione olimpionica, le lanciava, poi ultimamente se l'ha fatta vecchia e aveva telecomandata, cioè lanciava 20 centimetri e quelle cammine da solo. Questa è un'altra cosa tipica abruzzese, no? Ricordava i droni che girano adesso un po' troppo. Sì, noi abruzzese abbiamo inventato il drone. La famosa dottor Schulz, che mo non si usa più perché mo si usano l'infradito più leggeri, però una volta al mare, se tu ti ricordi, pure ci a Pescara sono ancora, sono ancora questo, tu senti il vero abruzzese verace che regale dalle montagne quando al mare stracatloc cazzo le cavalle, no, è una lumare tipico nostro. Maurizio, ma come sei cresciuto? Dove sei cresciuto? Volevo i filmati di Maurizio Bambino, te li immagini Maurizio Bambino? Bellissimo. No, in realtà ero magro, molto magro, magrissimo, fino a qualche anno fa pesavo 60 kg, poi, non lo so, sarà stata la brularia, perché io mi sono trasferito da Lanciano, sono andato a San Vito, mi sono mangiato distante. Un trabocco, mi ha fatto SFN, non lo so, sarà l'aria del mare, dice, l'aria del mare è più grassa, c'è i sali minerali, che mi fa? Devo ritornare a Lanciano per star bene. Poveramente. Beh, noi ti invitiamo qui, se vuoi la prossima volta ti facciamo fare le scale 20-30 volte, non c'è problema. Sì, no, ripeto, poi magari se qualche ragazza vuole aiutarmi no, a scendere le scale. A scendere le scale, sì, va benissimo. Qualcuno non mi riconosce, che giustamente io sono vecchio, non è che ho 15 anni, ho qualcuno in più. Vabbè, 18 e mezzo. Diciamo, bravo, 19, dai. Diciamo 19. Intanto, sicuramente sarò vengo volentieri. Intanto grazie per essere grazie venuto a te, questa sera a, tutti. A misurare le prime note, le prime parole dei nostri concorrenti, un po' emozionati, ma era giusto così. Tutti, anch'io, tutti. È normale. Tu sei emozionante, sei la regina televisiva d'Abruzzo. Esagerato. Facciamo un applauso. Qui i veri sovrani sono loro che hanno voglia di farsi conoscere e di mettersi in gara, perché certo. È una cosa importante. Io mi tengo questa cartellina, cambierà nei prossimi giorni perché questo è un logo storico, ma io questo cartoncino me lo porto dietro perché un anno, poco più di un anno fa lo abbiamo condiviso con Pasquale Pacilio, che è sempre qui con noi e che ci seguiva, ci informava, mandava via email tutte le comunicazioni riferite agli ascolti, quindi sappiamo che c'era un legame affettivo con quello che succede all'interno di questa culla chiamata Provaci. Noi stiamo per salutarci questa sera, ma non prima di richiamare in scena i musicisti, perché con loro il finale lo faremo tutti insieme. Io intanto, mentre loro si sistemano, vorrei ringraziare quelli che voi non vedete sempre quando siete a casa o anche qui in teatro, quelli che sono alla parte tecnica, importante e fondamentale. Grazie a Valerio Quartapelle qui di fronte a noi, che capitana due telecamere, il nostro Mario Giacchetta che vi ha fissati da vicino, e Alex Marcone, il nostro fonico nascosto dietro le tende, ma c'è sempre presente, Vincenzo De Santis alla regia sotto di noi, sentiva e vedeva ogni cosa che facevamo, quindi povero te, ha visto e sentito tutto. E ovviamente anche Lorenzo Valeriani, che stasera è venuto a giocare con noi, a divertirsi un po', ma il percorso deve ancora cominciare. Io mi sono divertito tantissimo, ma non solo per lui, perché davvero è una persona eccezionale, ma la buona musica e le esibizioni del sax e degli altri concorrenti che verranno emozioneranno non solo me, ma credo tutto il pubblico di Rete 8. Sicuramente, questa sera avremmo dovuto essere più numerosi ancora, perché
Gli ex vincitori e finalisti sono tutti quanti benvenuti, ma per motivi scolastici, di calendario, di ora, molte cose non sono potute accadere. Quindi Riccardo Pomponio, il nostro vincitore della quinta edizione, sarà con noi prossimamente, così come Chiara Casadei, anche lei finalista, molto brava, che è stata spesso con noi nel tour. Ciao Chiaretta. Ma anche Luca Di Biase, che insieme a Stefano Camplone avevano messo sui Twin Brothers, i gemelli ballerini. E anche se hanno preso strade più votate al teatro, ma ci racconteranno loro, comunque si saranno con noi, così come Giovanni Guarino, finalista che fu ripescato dai Tagliandi, tra l'altro, grazie al magazine La Dolce Vita, che salutiamo e ringraziamo fin da ora. Avremo come sempre regali per tutti, anche chi non vince sarà gratificato dai nostri sponsor, che vi coccolano in tanti modi, tutti abruzzesi ovviamente, ma ci saranno tante altre cose da condividere, ve le racconteremo volta per volta. Hai scelto la canzone da far cantare a loro? Se no minaccio di farli venire tutti sul palco. Dai, qualcuno che... Tutti. Ci stiamo sul palco? Dai, tutti. Ce la fate a venire? Si può fare? Ma quando siete timidi? Ma sì, dai, tutti in piedi. Dai, il finale lo facciamo tutti insieme. Questo non se l'aspettavano. Possiamo davvero provare. Salite, scalette, ma anche dal bordo, perché il finale lo facciamo informale. Cantare, ballare. C'è la scalinata di là, tesoro. Se vogliono anche Federica, anche Manuela, o vogliono stare comode. Lo sono giurato, guarda, ci sta, è già tornata nel ruolo, fantastica. Ma che fate seduti? Loro sono giurata e ospite, si stanno rilassando. Ha maggior ragione sul palco. No, vabbè. Ragazze, questa è una prova generale, divertitevi. Oh, però no, passate avanti, cioè mettetevi intorno. Un passo avanti, io mi metto di qua. Venite intorno a noi, intorno. Mi tolgo. Di qua pure c'è spazio. C'è spazio, venite. Dai, occupiamo tutto. Mi tolgo Mario, mi tolgo. Non mi pento e non mi dolgo. Oh, se volete cantare... Vicini, potete cantare, ballare, recitare, fare quello che vi va. Facciamo una prova generale. Oh, va che belli che siete. Pronti? Siamo? Siamo carichi, siamo pieni di vita. Noi sì. Sì, vorrei rubarla. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Vorrei rubarla, nasconderla in una cassa di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo. Una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro, ora Mona Lisa. Di sotto stanno urlando, certamente mi dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare. E la cultura mi sorride tra le ombre. Si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Ora, Mona Lisa.
si lamenta. Probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Wow. Grazie a tutti, bravi, battesimo del fuoco ormai andato, siete ufficialmente ingaggiati nella squadra di Provaci sesta edizione. Grazie a tutti, ci vediamo il sabato alle 21 su Rete 8, canale 10. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.